Ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi voglio fare un get ready with me e parlarvi della masterclass di Chiara Ferragni che è appena avvenuta a Milano questo weekend. Sono le 6 di sera e di lunedì e io e Jay dobbiamo andare a un evento. Chi è che decide di fare gli eventi il lunedì dovrebbe essere cancellato da questa umanità. Comunque, a parte questo, non solo c'è un evento, ma hanno dato una sorta di dress code, ovvero bisogna avere qualcosa di blu. Quindi ovviamente sono tornata da lavoro e mi sono accorta che non ho niente di blu, né un vestito né una camicetta, niente. Quindi ho detto l'unica cosa che posso fare di blu è il trucco sugli occhi e quindi ho pensato perché non truccarmi con voi e fare appunto il trucco blu e parlare di questa cosa. Quindi ragazzi, senza perderci in chiacchiere, io direi iniziamo, più che altro perché devo fare anche abbastanza, cioè in senso mi piacerebbe tanto sia filmare che editare per appunto pubblicarvi il video, e tutto questo prima dell'evento, quindi diciamo che le aspettative sono tante e vedremo cosa riuscirò a fare. Ho già fatto le sopracciglia per velocizzarmi, se siete qui sul canale da tanto ormai mi conoscete. La base, così poi inizio a parlare e non vi devo dire più cosa utilizzo, vado a utilizzare prima questo colore che si chiama Tempera di Anastasia, poi vado a utilizzare un mix di Orange Soda e Burnt Orange e faccio la base per l'ombretto. Quindi, allora, parliamone un po'. Questa masterclass di Chiara Ferragni e Manuele Mameli ha sicuramente scatenato internet, ogni cosa, insomma, quando c'è la Ferragni, insomma, quando c'è Chiara di mezzo, sì, appunto, ovviamente una persona dal calibro di Chiara fa parlare di sé, ovviamente, e quindi ogni volta magari ci sono dei polveroni, magari appunto la gente si attacca, delle polemiche, eccetera, eccetera, e quindi visto che ho un canale su YouTube, ho pensato perché non chiacchierare in maniera tranquilla mentre mi preparo e io vi dico la mia e poi voi mi dite la vostra. Iniziamo da quando Chiara ha annunciato questa masterclass. Quando si è annunciato questa masterclass, il primo polverone che si è scatenato, perché ovviamente essendo una prima volta in Italia, magari quando ho visto i prezzi della masterclass di Chiara, io non mi sono assolutamente né scioccata né indignata. Ora mi potrete dire, ok Francesca, però devi capire che 650 euro non sono pochi, 450 euro non sono pochi, ok non sono pochi, però ognuno è libero anche di fare un po' quello che vuole nella propria vita. Cioè, se uno vuole spendere 300 euro/600 euro per una masterclass, è liberissimo di farlo. Secondo me comunque le masterclass sono un bene di lusso, non sono un evento, non sono un concerto, cioè in senso, con tutto il rispetto per i cantanti, ma le masterclass sono un qualcosa di più, diciamo, costoso. Ah, perché i posti sono limitati e quindi quando ovviamente c'è tanta richiesta ma c'è poco prodotto, cosa succede? Anche nel mercato normale i prezzi salgono, quindi è normale che, essendo che si tratta di una cosa più esclusiva, i prezzi salgono. Quindi, come vi ho detto, sono dell'idea che ognuno è libero di fare un po' che cacchio vuole con i propri soldi e nessuno dovrebbe giudicare che cosa fa uno con i propri soldi. Le masterclass costano in generale tanto. Se prendo questa palette, cambio un attimo perché sennò mi perdete. Prendo questa palette, uso prima questo colore e poi vado ad utilizzare questo blu più tardi. Comunque vi stavo dicendo, in generale appunto le masterclass costano tantissimo. Uno dei primi, comunque non uno dei primi, ma il più famoso al mondo secondo me, perché appunto makeup artist di Kim Kardashian è Mario, che appunto fa le sue masterclass in tutto il mondo da un bel po' di anni. La class è semplicemente una sorta di classe live dove appunto il truccatore, in questo caso Manuele, su Chiara fa vedere come si trucca, eccetera eccetera. Io onestamente, ragazzi, non ho visto video del contenuto della masterclass perché
oggi è lunedì, io di lunedì lavoro, quindi non ho avuto tempo, devo essere onesta. Tutte le cose che ho raccolto si tratta su messaggi che mi avete mandato voi, su screenshot che mi avete mandato voi, eccetera eccetera. Inoltre, secondo me non ha senso venirvi a parlare del contenuto della masterclass, perché non ho partecipato alla masterclass, quindi non è possibile che io vi venga a dire ah no, il contenuto era fantastico, ah no, il contenuto faceva schifo. Cioè, come fa una persona se non ha partecipato alla masterclass a dire una cosa del genere? Allora, cosa è successo? Siamo onesti, i biglietti, le masterclass vendono, e anche quella di Mario, per quanto Makeup by Mario sia un makeup artist da una carriera lunghissima e lavora con Kim Kardashian da veramente una vita e mezza, cioè veramente da anni e anni e anni, quindi in generale non penso che loro abbiano bisogno di aggiungere la Gucci bag, ma si sa che le persone partecipano a queste masterclass sì per vedere partecipa alla masterclass per vedere sicuramente il makeup artist da vicino, ma diciamocela tutte, siamo onesti, la gente partecipa alle masterclass perché le masterclass danno, diciamo, l'opportunità di avere le goodie bag, ovvero le borsa, la borsa in omaggio con dentro appunto delle sorprese. L'essere umano, per quanto ce la vogliamo dire, comunque siamo curiosi, la cosa di non sapere cosa ci sarà dentro ci rende esaltati, ci fa ritornare come se fossimo dei bambini, soprattutto poi se siete appassionati di make up come posso essere io, ma come ce ne sono tantissimi, tantissimi ragazzi e ragazzi appassionati di make up, se qualcuno mi dice vi do una busta ma non vi dico cosa vi metto dentro, ovviamente la gente, come anch'io, mi esalto perché sono troppo curiosa e non vedo l'ora di scoprire quali nuovi prodotti, diciamo, posso ricevere. Quindi il modello è un modello che sicuramente funziona ed è sicuramente una delle ragioni per cui le masterclass funzionano, perché mi sono messa il mascara così per velocizzare, diciamo, il tutto. Vado con il primer di Charlotte Tilbury per andare a illuminare questa zona e continuiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Sì, eravamo rimasti che appunto le persone partecipano a queste masterclass per le goodie bag. Allora, questa masterclass aveva tre diversi prezzi, ovvero aveva il VIP ticket che dal costo di 650 euro, con una makeup bag Beauty Bites del valore di 500 euro più la possibilità di farti la foto con Chiara Ferragni. Exclusive tickets 450 euro, makeup bag Beauty Bites dal valore di 350 euro, tra parentesi io sto leggendo sul sito, e il regular ticket 350 euro, con una makeup bag Beauty Bites dal valore di 150 euro. Il problema sta nel fatto, a mio avviso, che quando uno partecipa a una masterclass di make up si aspetta una goodie bag, quindi una borsa di omaggi, che poi non sono omaggi ma sono cose che le persone hanno pagato, perché se hai pagato 650 euro, sì, stai pagando per l'esperienza, però, cioè, in senso, sono omaggi, però comunque li hai pagati, quindi omaggi, cioè, per dire. Tutte le borse ricevute in omaggio sono pieni di prodotti make up. Poi ci sta che magari uno o due prodotti non sono prodotti magari super relativi al make up, ma secondo me il problema di questa masterclass è che viene pubblicizzata come appunto masterclass per imparare da Manuele, e sicuramente sono sicura che se uno ha partecipato a questa masterclass abbia comunque imparato qualcosa, magari ha conosciuto un po' meglio Chiara, perché credo che durante la masterclass ci fosse una sorta di Q&A, quindi lei si rispondesse alle domande del pubblico. Però c'è da dire che appunto Tolto il fatto che comunque sì, c'è l'esperienza e c'è il fatto di conoscere Chiara Ferragni, quindi se uno è andato a questa masterclass perché pensa che è Chiara Ferragni, perché Chiara è il suo idolo e voleva assolutamente incontrarla, farsi una foto, eccetera eccetera, e per voi incontrare Chiara giustifichi
il prezzo di 650 euro per me va benissimo, l'ho già detto, ognuno secondo me è libero di spendere i soldi come meglio, come può. Secondo me questa cosa della goodie bag è stata un po' scorretta da parte loro. Siamo onesti, se uno mi dice che io pago 650 euro e ottengo 500 euro in cambio, inoltre mi scrivete una makeup bag, quindi mi fate pensare, perché l'avete scritto voi sul sito, che riceveremo una makeup bag Beauty Bites dal valore di 500 euro, e allora c'è qualcosa che non va. Allora mi avete scritto una cosa e poi ne avete fatta un'altra. Chiara, ti voglio tanto bene e ti stimo tanto e ti difendo anche tantissimo nei miei social media, perché secondo me ti attaccano veramente 9 volte su 10 per cose che non ha senso. Però siamo onesti, cioè, tazza che potrebbe essere una tazza dell'IKEA e le lattine di acqua con un'etichetta Beauty Bites che mi sarei potuta stampare io a casa, cioè non mi valgono 500 euro. La bustina di plastica rosa, vi metto magari qua la foto, o la pochettina di plastica olografica con scritto Beauty Bites, ma veramente, se voglio già esagerare, perché sei stata fregata dal fornitore e te l'ha fatta pagare 5-6 euro, ma proprio esagerare, ma ti avrebbe fregato. Penso che Chiara Ferragni sia la prima sprovveduta, perché comunque ha anche un sito di e-commerce, quindi presumo che sappia come funziona il mondo retail, dove che se ne ordini 10, se ordini non so quanti pezzi, perché non so quanti partecipanti ci fossero in tutto, ma diciamo se ne ordini 10.000, ovviamente il prezzo scende, quindi oltre al fatto che appunto hanno scritto makeup bag facendo credere a queste ragazze che avrebbero ricevuto chissà che cose di make up, e poi c'è un mascara di Lancome, uno scrub di Lancome e un siero agli occhi di Lancome, cioè ragazzi, quello lì non vale 650 euro. Le cose che però c'erano nella goodie bag, a parte la bottiglietta d'acqua che veramente, cioè, sembra di ripercorrere la storia di quando ha lanciato la bottiglia della Evian, come se fosse stata colpa di Chiara quella, cioè quella lì è stata la Evian che ha deciso di vendere la bottiglia a quel prezzo, figurati Chiara quanto potere decisionale aveva su quella cosa. E quella era un'altra fatto, però a parte la bottiglietta d'acqua, a parte la pochettina, la bustina di plastica rosa che tutte le partecipanti butteranno, perché siamo onesti, finirà tipo in un cassetto dimenticata per sempre. Forse la cosa che è stata più disonesta tra tutti, e io voglio lasciare il beneficio del dubbio perché è stata la prima volta, magari si erano fatti male i calcoli, magari ci sta, perché non si sa mai, io voglio dare assolutamente il beneficio del dubbio e spero che con questo video, non che penso che si mettano a guardare il mio video, figurati, ma magari attraverso, secondo me l'unico modo per migliorare un qualcosa è attraverso le critiche. Se tutti ti dicono bello, 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 fighissimo, come fai a migliorare un qualcosa? Quindi secondo me che vengano le critiche, ovviamente in maniera sempre educata, però secondo me la cosa più disonesta tutti nella goodie bag è stato il profumo, perché ti fanno credere, ora vi metto la foto qui, ti fanno credere che dentro hanno messo un profumo full size, perché c'hai la scatola che è grande così, quindi dalla foto una persona pensa che la scatola sia grande così, poi lo apri e magicamente scopri che è una taglia mini size. Credo di aver visto forse il video di una ragazza, che se riesco vi taggo qui, che praticamente apre e dice ah sì, poi il profumo full size, e poi vedi che apre la scatola e dice ah no, è una mini size. Però secondo me tra tutti quella è stata proprio la cosa più proprio bassa, cioè proprio di livello bassissimo, perché mettere la scatola così grande per far credere alla gente che ci sia un profumo eccetera eccetera, anche perché io sono convinta dell'idea che se qualcuno vuole spendere 650 euro per vedere te, per vedere Chiara, l'avrebbe fatto in qualsiasi modo, perché dire cavolate e scrivere vi darò una makeup bag da 500 euro?
quando siamo onesti, per quanto uno può amare Chiara, per quanto uno può ammirare Chiara, e secondo me Chiara è un ottimo esempio di una donna in business che fa qualcosa e diciamo usa internet in maniera intelligente, siamo onesti, per quanto uno la può adorare, e io sono la prima, siamo onesti, la borsa non valeva 500 euro, cioè... Qualcuna di voi mi ha scritto e mi fa: no Franci, guarda, la goodie bag costa così tanto perché no, in realtà il valore della goodie bag è giusto perché gli orecchini di APM, credo, non so precisamente il nome di questo brand, credo di essere troppo povera per conoscere questo brand, quindi non è alla mia portata assolutamente, ovviamente si scherza ragazzi, però non sa tanto quanto negli orecchini. Ok ragazzi, c'è, cioè, gli orecchini, potete pure mettere gli orecchini di Chanel. Io sto andando a una masterclass di trucco, perché non mi metti 180 euro di prodotto e non mi 180 euro di prodotto? Secondo me sarebbe stato più corretto, o sarebbe stato corretto scrivere sul sito: avrete una goodie bag generale, cioè in senso una goodie bag che può essere make-up, che possono essere accessori, che possono essere che può essere una bottiglia d'acqua, eccetera eccetera. Quindi il problema secondo me di fondo è stato il fatto che non sono stati, diciamo, onesti da quel lato. Poi ripeto, io voglio lasciare il beneficio del dubbio perché è una prima volta. Poi bisogna contare, altra cosa che c'è da contare, nel prezzo che uno paga ovviamente bisogna tenere il fatto che bisogna affittare il teatro, bisogna pagare la gente che ci lavora, quindi i margini ci devono essere, perché non esiste, e non penso che loro creino un evento e non abbiano un margine, perché sarebbe una mossa da stupidi, e non penso che né Chiara Ferragni né il team di Chiara Ferragni siano delle persone che abbiano iniziato ieri e che sappiano e che non sappiano come fare delle cose. Se un evento viene fatto e viene ben calcolato, perché ci sono dei vari fattori, e tra questi appunto uno calcola il prezzo e vede quanto spende, quanto c'è da spendere e quanto effettivamente uno ci guadagna. Spero che dalle prossime masterclass, se decideranno di farne in futuro, le cose cambieranno. Spero che magari prenderanno, diciamo, nota dalle critiche e diciamo si adegueranno agli standard nel mondo make-up. Non voglio fare assolutamente paragoni tra una masterclass e un'altra, perché so che comunque una masterclass è stata creata da tanti anni, questa qui è la prima volta che fanno la masterclass. Una masterclass è creata in uno stato, in una cultura americana, dove ottenere prodotti da aziende, e io lo vedo perché lavoro in Nord America, è molto molto più semplice. I budget di un'azienda, anche se è la stessa azienda, il budget del team per esempio europeo ha un diverso budget rispetto a un budget americano, perché le diciamo persone americane, le beauty guru americane, come volete chiamarle voi, vengono strapagate dalle case cosmetiche per fare, che ne so, dei video sponsor, e da noi vogliono pagare diciamo quelle che hanno i numeri super alti. La ragione per cui è perché ci sono dei budget diversi, e su quello lo capisco, e sicuramente, ma secondo me La portata di persona che è Chiara Ferragni, e il fatto che comunque è Chiara Ferragni, può permettersi di fare meglio, e secondo me deve fare meglio, e spero che nei prossimi anni faccia meglio se deciderà appunto di fare un'altra masterclass. Andiamo a parlare della polemica, perché poi finisco qua, perché questo video sarà già diventato lunghissimo, voglio assolutamente editarlo. Fatemi mettere la matita. Sì, non siamo neanche qui a parlare della critica del polverone che ne è uscito sul fatto che Manuel abbia detto che le maschere le lasciamo a Carnevale. Ora adesso, cioè, non è che ognuno si può offendere per qualsiasi parola che un essere umano dica. Ok, i modi sono stati più carini sulla faccia della terra, no, però un modo a sentirsi offesi, se tu fai il baking e senti questa affermazione, io non mi sentirei assolutamente offesa, oltre al fatto che diamo un attimo pace a quest'uomo che è sul palco di una masterclass, magari è anche agitato, magari è anche emozionato, perché appunto è la sua prima volta, da dire che magari non si spiega e non si riesce a spiegare nella maniera migliore, perché le parole non ti vengono. Quando uno è emozionato si sa, cioè io sono la prima che certe volte dice che io dico cazzi per mazzi qua su YouTube, figurati se mi trovassi su un palco, molto probabilmente farei anche peggio, ma sono sicuro che lui non
voleva offendere nessuno assolutamente, semplicemente è il suo pensiero, è la sua masterclass, ma fategli dire un po' quello che cacchio vuole. Ripeto, ci sono parole migliori per dire queste cose sicuramente, ma fare una critica e diciamo partire con questo polverone eccetera eccetera, secondo me è un po' inutilino. Ci sono delle altre cose che secondo me non sono state corrette, ve l'ho detto, l'unica cosa che secondo me non è stata corretta tra tutti è il fatto che hanno fatto credere alle persone che avrebbero ricevuto chissà cosa e poi alla fine dei conti non hanno ricevuto nulla. Ripeto, spero e mi auguro che sia stata perché era la prima volta e non si sono regolati a pieno, e ci sta, le prime volte gli eventi non funzionano mai al 100% come uno si aspetta, magari uno li sogna in una determinata maniera e poi vanno in un altro modo. Insomma, ragazzi, credo di aver blatterato tantissimo, spero di non aver offeso nessuno, non era mia intenzione di offendere nessuno, semplicemente sono, diciamo che sto parlando alla fotocamera come se parlassi ad un'amica di questo fatto. Ci sono delle ragazze che mi hanno chiesto l'opinione su Instagram e ho espresso la stessa esatta opinione. Se di Instagram, se ci siete, potete confermare nei commenti che sono esattamente le stesse cose, ovvero che secondo me il problema principale è stata proprio la goodie bag, nel fatto che secondo me non sono stati corretti in, diciamo, a fare questo. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa masterclass, cosa ne avete pensato della polemica, cosa ne avete pensato della goodie bag, qual è il vostro pensiero, insomma, discutiamo nei commenti, vi prego, siate educati, voi lo sapete che questa è una community di persone mature e soprattutto di persone educate. Ragazzi, quindi io vi saluto, vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!